testimone di prima persona del, di tutto della genesi di questa riforma appunto costituzionale. Vi ricordiamo che Adriana Galgano è del, adesso il gruppo storico di Scienza Civica che ha assunto una nuova denominazione di Civici Innovatori, Civici Innovatori, e che ha assunto una posizione pubblica contraria a questa riforma costituzionale. Ha anche vissuto il travaglio di un gruppo politico importante che era quello Montiano, e vogliamo, ecco, avere degli spunti di riflessione su una cronaca di quello che sta accadendo adesso e anche magari qualche idea per il futuro, come uscirne, come uscirne fuori. Adriana Galgano. Grazie, domande importanti. Desidero chiarire che sono stata eletta in Parlamento con Monti e con Scelta Civica. E da un anno a questa parte, in Parlamento siamo rimasti in 20, e da un anno a questa parte Renzi ci chiedeva di imbarcare Verdini, cosa alla quale una parte di noi si è opposta strenuamente. A un certo punto il nostro segretario si è fatto approvare in direzione, in maniera, diciamo, che noi contestiamo, il fatto che se noi ci fossimo opposti a fare quello che diceva lui ci avrebbe tolto il simbolo. E con questo, aprendo un tema molto importante rispetto all'articolo 67 della nostra Costituzione, che il parlamentare rappresenta la nazione e che non deve rispondere agli ordini di un segretario di partito. Ma comunque su questo dovremmo aprire un grandissimo dibattito. Nel momento in cui lui si fa approvare questo, 15 di noi si ammutinano, diciamo così, e eleggono un consiglio direttivo del gruppo parlamentare tutto ostile alla fusione con Verdini, 15 contro 5. Certo che da Monti a Verdini era una bella... Esatto, ma adesso io lasciamo perdere le indicazioni. Io ho firmato per candidarmi molto volentieri, il fatto che non ero indagata, che non avevo carichi pendenti, che mi impegnavo a non cambiare gruppo. Quindi lasciamo però perdere la questione morale. Parliamo della questione politica. Se voi andate a vedere cosa noi votiamo e abbiamo votato e cosa vota il gruppo di Verdini, due mondi paralleli. Quindi la fusione non si giustificava neanche dal punto di vista di contenuto programmatico, perché a un certo punto uno viene su, viene eletto in Parlamento per, in teoria, perché poi in pratica è diverso, ma per rispettare l'impegno programmatico che ha preso con gli elettori. Quindi non c'era nemmeno una convergenza programmatica. Allora il nostro segretario e altri quattro deputati, il giorno dopo della presa del nostro gruppo, si sono iscritti al gruppo misto e hanno mandato una lettera alla Presidente della Camera dicendo che era avvenuta questa fusione con Verdini e che chiedevano di toglierci il simbolo. Noi nel frattempo abbiamo fatto un ricorso al Tribunale Ordinario, sia per come si è svolta la direzione, contestavamo la loro lettera, e la Presidente della Camera, avevamo avuto rassicurazioni che ci sarebbe stata una scelta e una riflessione moderata. Alla fine la riflessione è stata di natura politica e si è risolto tutto, con nostra grande sorpresa, noi siamo stati sorpresi dalla decisione, con un consiglio di presidenza che si è svolto velocissimo, che ha stabilito che il simbolo andava al gruppo sostanzialmente di Verdini. Il povero Monti ha mandato un fax dicendo che il simbolo apparteneva a lui e che non lo dava per la fusione di Verdini, ma è stata interrotta per un'ora la riunione del consiglio di presidenza, e poi è stato stabilito che il fax di Monti, e noi stiamo ancora aspettando di sapere per quale motivo, non aveva nessun valore, e quindi sostanzialmente a loro veniva dato il gruppo e il simbolo, e a noi rimaneva la possibilità in un'ora di cambiare il nome e un tempo congruo per arrivare fino a 20, e quindi, perché il 20 è la dimensione minima, noi siamo 15, siamo diventati 17, stiamo lavorando per diventare 20, perché
se andiamo al gruppo misto, praticamente al gruppo misto si scompare, uno ha veramente poca possibilità di operare. Se voi andate sulla mia scheda alla camera, leggete, e questa è la cosa veramente sorprendente che vi dice in quanto questa situazione fosse ingestibile sulla base delle regolamenti della Camera, leggete che io sono deputata di Civici e Innovatori dal 2013, perché non hanno mica potuto scrivere che io ho cambiato gruppo. Allora, perché hanno dato il gruppo a Verdini e perché Verdini voleva il nostro gruppo? Perché voleva far parte. Di fatto la maggioranza si regge su Verdini al Senato. Perché si regge su Verdini al Senato? Perché da quando Renzi ha fatto lo scherzetto su Mattarella, i voti di Forza Italia non ci è più, ed era più soggetto alle, come si dice, alle influenze della sua sinistra PD. Per non negoziare con la sua sinistra PD, regolarmente si rivolge ai voti di Verdini, cioè lui si sostanzialmente gioca, come possiamo dire, gioca su più tavoli e quindi mantiene una autonomia, diciamo, chiamiamola così, autonomia di manovra. E il giorno in cui gli hanno dato il gruppo bisognava votare il DEF, che deve avere la maggioranza assoluta, e quindi c'era assolutamente necessità dei suoi voti. Quindi questa è la situazione attuale in Parlamento. E rispetto al discorso, allora, tutto quello che ci siamo detti, tutto quello che ho ascoltato mi solleva tantissime riflessioni e ci sarebbe veramente tanto da parlare. Io vedo un punto fondamentale nel discorso, no? in tutto il discorso che noi facciamo. E allora, innanzitutto il mio gruppo appoggia il governo e quindi ha appoggiato la riforma costituzionale. Io mi sono alzata in Parlamento a dichiarare i motivi per cui votavo no. Voi vedete che ho il comitato per civico umbro, ho fatto insieme a Francesca, che è lì, 40 comitati da soli, ne abbiamo fatti più di tutti i partiti quasi messi insieme sul nostro territorio quanto al numero dei tavoli, 40 comitati per il no, perché penso che la riforma prima di tutto è un gran pasticcio. Cioè, prima ho sentito la frase che diceva che le costituzioni sono quelle cose che uno si dà da sobrio per gestire la situazione quando è ubriaco, e in realtà se voi andate a studiare bene la riforma, a vedere come si combinano le varie parti, sembra che sia stata scritta da ubriachi. Allora, la mia prima forma di ribellione è stata una ribellione della razionalità. Dico, io non posso votare questo. Secondo, andate a vedere com'è scritta. È scritta in un modo, a parte il rimando, come se fosse una legge normale, cioè la Costituzione sono i nostri diritti fondamentali. Se voi andate a vedere, c'è un rimando a un numero di leggi Solo l'articolo 70, ce ne sono 11. Esatto, quindi quel povero cittadino che deve capire come funziona e quali sono i suoi diritti deve fare un lavoro di ricerca mostruoso. Allora, questi sono stati i due motivi di base per cui per me qualunque cosa ci fosse stato scritto era invocabile. Terzo punto, il punto che tratta egregiamente il libro di Giulio Ercolessi nella prima parte, che è il tema di che cos'è una democrazia liberale dei pesi e dei contrappesi, cosa che effettivamente è passata di moda dal considerare. Io vorrei leggervi a questo proposito una frase di Popper che alimenta la mia cultura liberale, che dice che per liberale non intendo una persona che simpatizza per un qualche partito politico, ma semplicemente un uomo che dà importanza alla libertà individuale ed è consapevole dei pericoli inerenti a tutte le forme di potere e di autorità.
Quindi il discorso nel potere, nelle autorità, per il cittadino ci sono dei pericoli, e per mettersi al riparo da questi pericoli ci sono le costituzioni e il bilanciamento tra i poteri, ed è questa cultura che misteriosamente è sparita dal dibattito politico. Sembra che 200 anni di sviluppo del pensiero democratico siano improvvisamente spariti dal nostro paese, perché le motivazioni che vengono addotte da coloro che dicono che votano sì sono sorprendenti. Ve ne cito, io sto facendo una cassa, un mese che sono in campagna per il no, quindi ve ne cito alcuni. La borsa perde, perdo i miei risparmi, e già qui dire, io posto l'articolo su Trump che doveva crollare la borsa, e su 8 giorni sono 7 che la borsa sa, la mia azienda non può tollerare dopo 8 anni di crisi, c'è una piccola ripresa, non può tollerare un altro aumento di spread, e lì a spiegargli l'aumento di spread, cioè avrà, se avverrà, molte altre cause, perché io vi dico che l'Europa questa riforma non ce la chiede, ce ne chiede altre, per esempio la riforma sulla concorrenza. Allora, il DDL concorrenza giace in Senato, noi ad agosto del 2015 siamo stati prigionieri ad agosto fino alle 4 di mattina alla Camera per approvare il DDL concorrenza, perché doveva andare al Senato, perché siccome era una delle riforme che ci chiedeva l'Europa, doveva essere licenziato dalla Camera, quindi al Senato, e tornare da noi nel 31-12-2015. Siamo quasi al 31-12-2016 e non è successo assolutamente nulla. È ancora al Senato e non sappiamo quando torna indietro. Allora, devi aggiungere però, sì, perché questo qualche volta la gente dice vedete la povera. Non c'è, stavo per perché il governo non ha l'accordo dei tassisti, degli avvocati o degli interessi, per cui se quell'accordo ci fosse, in 5 minuti la legge dovrebbe essere qua. Esatto, ma è molto, e non sono solo i tassisti, io sono stata, come si dice, io e un gruppo di colleghi che stava lavorando sul tema della sharing economy, e che aveva un'audizione informale di Uber sulla sharing economy, che non c'entrava niente col DDL concorrenza, in un ristorante in centro di Roma siamo stati oggetto di un'aggressione dei tassisti che quasi ci picchiano, tanto che è dovuta arrivare la Digo, tanto per dirvi, no, la soluzione del DDL concorrenza. Però non è solo quello, perché adesso noi dovremmo fare un grossissimo discorso sulle lobby e come agiscono le lobby. Io ho presentato una legge in Parlamento insieme al senatore Orellana, la legge del senatore Orellana, io l'ho presentata alla Camera, sulla regolamentazione delle lobby, perché non sono solo i tassisti, cioè è pieno, e in alcuni casi i gruppi parlamentari sono i terminali di queste lobby. Ma questo per dirvi che l'Europa ci chiede altre riforme che impattano sull'economia, la riforma costituzionale. Volevo dire una cosa, ma è scaduta la concessione Rai, è stata rinnovata, che è successo? Cioè, anche quello, la Rai è senza concessione. È scaduta a ottobre, è stata prorogata, era male, è prorogata a ottobre, non si sa niente. Queste sono ecco, però volevo ritornare, il problema non è il ping pong, perché la legge Fornero è stata approvata in pochissimi giorni, e voi vedete che quando c'è l'accordo politico viene tutto approvato in pochissimi giorni, se non c'è l'accordo politico le leggi scompaiono oppure passano da una parte all'altra, ma è una questione di volontà politica, tanto che io mi faccio questa domanda sulla riforma e tratto anche un altro degli argomenti di Giulio, del libro di Giulio, perché c'è una prima parte veramente importante da leggere
sui pesi e contrapesi, e poi c'è la sua proposta. Allora, io mi domando, se per 30 anni non siamo riusciti ad abolire il bicameralismo perfetto, ma siamo sicuri che il paese ha veramente bisogno dell'abolizione del bicameralismo perfetto e che è questo il problema? Perché io che sto al Parlamento vi dico che più che il bicameralismo perfetto, il problema sta nei regolamenti parlamentari. Nessuno parla dei regolamenti parlamentari. Ah, io dico questo, in Europa e in Germania e al Parlamento europeo una parte significativa di leggi viene approvata all'interno delle commissioni, e io faccio sempre l'esempio della legge sul vino. Allora, il vino è un argomento importantissimo per la nostra economia, ma è un argomento straordinariamente settoriale. Quindi pensate, abbiamo fatto una legge meritoria sul vino di 90 articoli e i parlamentari, la maggior parte dei quali non sapeva assolutamente niente dell'argomento, è stato a pigiare il tasto, come si suol dire, per 7 ore, quindi 7 ore noi, 7 ore al Senato, per una legge che poteva essere risolta brillantemente all'interno delle commissioni, come succede negli altri paesi europei. Da noi c'è un primato dell'assemblearismo ottocentesco che nel mondo di oggi non ha più senso. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, mi dicono: ah, l'ostruzionismo, Calderoli, 2 milioni di emendamenti. Ma il fatto che Calderoli possa presentare 2 milioni di emendamenti non c'entra niente con la Costituzione, riguarda i regolamenti. E quindi noi come gruppo parlamentare sono 3 anni e mezzo che chiediamo la riforma dei regolamenti, perché una mente organizzativa direbbe: facciamo una riforma dei regolamenti, vediamo cosa succede e poi vediamo se abbiamo bisogno di cambiare la Costituzione. Invece no, cambiamo tutta la Costituzione, ma i regolamenti parlamentari, che potevamo farlo tranquillamente, rimangono tali e quali. Non è glamour. Non è, esatto, è troppo semplice, non sollecita dibattito. Ora poi vi faccio una domanda. Ma secondo voi il problema del paese è avere più leggi? O avere, cioè io vi leggo il numero di leggi che noi abbiamo approvato, mediamente, tranne il primo anno, mediamente 70 leggi all'anno. Noi dovremmo cancellare un bel numero di leggi e dovremmo fare le leggi che facciamo molto meglio, perché se legge, io vorrei un giorno fare una riunione e portarmi le ultime 10 leggi che abbiamo approvato scritte male in italiano, con delle incongruenze. Io vi dico anche che come persone di ispirazione liberale noi dovremmo anche porci in maniera critica rispetto al modello che viene fuori dal Parlamento, perché ultimamente abbiamo approvato delle leggi che ci sembra che ci stanno trasformando in uno stato di polizia. Cioè, adesso sulla legge del caporalato, una norma contro la quale noi ci siamo opposti in tutti i modi, l'imprenditore che viola la legge sulla sicurezza rischia da 1 a 6 anni di prigione. Cioè, senza stabilire la gravità della violazione. Adesso, non so se voi sapete che l'Agenzia delle Entrate può entrare nei nostri conti correnti dicendo: va bene, siamo un paese dei evasori, va bene. Adesso abbiamo costretto nel DEF, che io mi sono ben guardata dal votare, abbiamo costretto 5 milioni di partite IVA a mandare informaticamente tutte le fatture ogni tre mesi, il che significa in un momento economico di grave difficoltà che le persone devono, cioè mediamente una partita IVA deve spendere 1000 euro per questo lavoro, ciò comporta l'impazzimento dei poveri commercialisti e in più dotarsi di una organizzazione di cui ancora una parte delle partite IVA non è dotata. Allora, io dico, cioè in un momento di crisi noi facciamo una cosa, non lo dovremmo fare mai,
ma in un momento di crisi, tanto più tutte queste misure che nel corso degli anni hanno dimostrato di non essere efficaci, perché cosa succederà? Che chi ha problemi, chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, alle fatture non le metterà, non le metterà più uno. Quindi io penso, rispetto al pensiero, allora, innanzitutto l'ultima considerazione, dobbiamo domandarci qual è la priorità per il paese. Io non penso che la priorità del paese sia la stabilità del potere, perché noi non stiamo parlando solo della stabilità del governo, ma stiamo parlando della stabilità del potere. Allora, la stabilità del potere è un valore solo se il potere fa delle cose giuste, perché la stabilità di un potere che fa le cose sbagliate non interessa proprio a nessuno. Quindi la stabilità del potere di per sé non è l'obiettivo. Io credo invece che quello su cui noi ci dobbiamo interrogare in Italia è il rapporto tra il mandato che i cittadini danno agli eletti e gli eletti. Questo è un problema che riguarda tutta la come si dice, tutta la democrazia occidentale, perché allora uno che è eletto ha poi diritto a fare tutto quello che gli salta per la testa? Perché guardate che una parte del Parlamento la sovranità popolare la intende così, e io vi vorrei anche parlare delle difficoltà che abbiamo avuto a far dimettere il Galan, che dimettere, insomma, l'abbiamo dovuto poi alla fine dichiarare incandidabile a posteriori, era in prigione, condannato in via definitiva e continuava a presiedere in modo figurato la commissione la commissione cultura, e c'era chi diceva che siccome lui era investito della sovranità popolare non c'era potere che potesse farlo dimettere. Allora noi dobbiamo interrogarci sulla sovranità popolare che investe l'eletto, e dobbiamo decidere che cosa poi deve fare l'eletto, perché se no noi legittimiamo i 5 Stelle o Trump a vincere dicendo qualsiasi tipo di boiata. Io oggi ho incontrato un tassista che mi dice: ma lo sa, io voto no, ma lo sa gli 80 euro che ha dato a Renzi? È vero che li ha dati a qualcuno, ma li ha tolti ad altri, no? Quindi, cioè, se vuoi parlare con le persone, hanno le idee in alcuni casi più come possiamo definirle, bizzarre, le possiamo definire? Perché se è legittimo dire qualsiasi cosa e i social media veicolano qualsiasi cosa e poi uno viene eletto, e quindi c'è un fortissimo dibattito che noi dobbiamo come si dice, sviluppare su questo, quindi sul rapporto contenuti ed eletto, perché quello che è successo è che tra quello che uno viene eletto a fare e quello che poi fa veramente non c'è nessun rapporto. Vi dico anche che a Roma non è considerato neanche importante. Uno che si pone questo problema è un, non so come dire, è uno che con la politica è meglio che non abbia niente a che fare, perché non ha capito niente della politica, perché la politica da noi è machiavellismo cinquecentesco. Io invece dico che col machiavellismo cinquecentesco oggi non andiamo più da nessuna parte. Concludo con una considerazione sul mondo liberale. Allora, io credo questo, che Grillo, Trump e mettiamone altri hanno modificato le categorie della politica. Cioè, dobbiamo prendere atto che non possiamo combattere dicendo noi siamo liberali, moderati, popolari e via dicendo, e dall'altra ci troviamo Grillo che parla di rabbia, che parla, cioè il linguaggio della politica, ci piaccia o non ci piaccia, è cambiato. Allora, noi non dobbiamo, dal mio punto di vista, non c'è nessun futuro per partiti. Io discuto con tutti i miei colleghi, no, perché anche adesso Parisi si rivolge, potrebbe essere una novità positiva, si rivolge ai moderati, ai popolari, ai liberali. Chi volete che accolga il suo appello?
diciamo, il personale politico esistente, ma i cittadini ormai sono da un'altra parte. Quindi noi dobbiamo essere in grado di costruire un messaggio che contenga i valori liberali, repubblicani, di innovazione, che adesso faccio un ultimo inciso, che mi sembrerà lontano un, come si dice, un mondo da qui, ma non lo è. I tre fondatori trentenni di Airbnb, che è diciamo, la piattaforma che consente, hanno lanciato pochi giorni fa la nuova idea sul turismo. Che cos'è la nuova idea sul turismo? Che la loro piattaforma serva, uno va lì, trova l'albergo, trova l'affitto, poi trova tutto quello che gli serve per il viaggio, perché la loro piattaforma diventerà un grandissimo ritrovo di tutte le comunità in tutte le città che si occupano di tempo libero, di sport, passioni e via dicendo. Perciò quando uno si organizza il viaggio da solo, entra in questa piattaforma, si organizza il viaggio da solo e io non sono interessata alla politica liberale, magari entro nella comunità dei politici liberali svedesi e li vado a trovare. Allora, questa piattaforma globale immensa, se noi non facciamo attenzione come legislatori, diventerà una prigione, cioè diventerà un nuovo monopolio, perché sarà così grande e offrirà così tanti vantaggi che per tutti gli altri che sono fuori non ci sarà quasi più niente. Quindi il pensiero liberale noi lo dobbiamo declinare oggi in tutti gli aspetti cui l'ha declinato Giulio, ma anche in relazione a questo nuovo mondo che si deve delineare, che ha rischi diversi rispetto al passato, ma rischi forti di predominio di alcuni e di determinazione di modelli culturali, per cui chi è fuori è fuori e non ha spazio. Giulio, scusa, ti dico solo l'ultima cosa, poi dopo la smetto subito, sulla riduzione del numero dei parlamentari. Allora, noi dobbiamo decidere cosa fa un parlamentare, perché il numero di leggi che arriva in commissione è elevato e noi abbiamo 2-3 giorni per analizzare dei problemi immensi. Che cosa succede? Voi credete che analizziamo tutti i provvedimenti che ci arrivano in commissione? È impossibile, io vi farei vedere i faldoni di carta che ci arrivano alla settimana. Allora, io penso che se il parlamentare facesse veramente il lavoro che fa, il numero dei parlamentari che abbiamo, quindi esercitasse, cioè non si limitasse a ratificare quello che manda il governo, ma facesse il suo lavoro, per il numero di provvedimenti e il numero di argomenti, 930 sono un buon numero. Quindi, secondo me, noi dobbiamo prima di tutto stabilire cosa deve fare il parlamentare e poi stabilire, cioè chi è il parlamentare, e poi decidere qual è il suo nome, il suo numero, perché se il suo ruolo è quello di ratifica di ciò che decide il governo, come spesso è, allora c'hai ragione tu. Se invece il suo ruolo a proposito di eliminare il Senato, 630, no, beh, 630 sono adesso. Dicevo parlamentari, parlamentari. Io dico che il problema del numero dei parlamentari dipende da che modello, cosa deve fare un parlamentare. Se il parlamentare deve veramente lavorare, noi in attività produttive abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sull'industria 4.0, sulla base della quale poi il governo ha fatto il piano industria 4.0 che sarà approvato nella legge di stabilità. Abbiamo avuto 80 audizioni, documenti da studiare, realtà da visitare. È chiaro che la commissione ha rischiato solo di essere impegnata su questo, quindi dipende da cosa dobbiamo fare, perché se no io ti dico, se vado controcorrente, se i parlamentari lavorano seriamente e producono valore, 630 sono pochi. E con questo grazie a tutti, grazie ai relatori, direi che abbiamo avuto tutti gli spunti di cui avevamo bisogno, però questo è soltanto l'inizio. Andiamo avanti, definiamo come punto che ricordavo.
stava di Amgarton, forme nuove, moderne, aggiornate, idee liberali che non moriranno mai. Lavoriamo per, questa è una mia idea che devo iniziare, per portare i liberali nelle istituzioni, se questi valori sono andati persi, stanno andando scemando, stanno indebolendo, è perché i liberali sono sempre meno presenti nelle istituzioni in Occidente. Organizziamoci per aumentare il numero degli eletti e per avere più appiglio nell'opinione pubblica, ricordando che noi difendiamo i diritti dei cittadini e degli individui e che ci stanno a cuore più di altri. Grazie a tutti.